espressione di cordoglio per la scomparsa del presidente onorario Carlo Azeglio Ciampi. Dell'ordine del giorno è prevista l'approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018, ratifica della deliberazione di giunta 81 dell'agosto 2016, adottata ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267 del 2000. Invito il signor Sindaco, in assenza dell'assessore al bilancio Seinato, ad illustrare il punto. Grazie. Un attimino solo, relazione io, essendo oggi l'assessore al bilancio per motivi di famiglia impegnato fuori sede. La delibera dell'81 della giunta municipale riguarda una variazione di bilancio, in quanto, come sapete, il distretto sociosanitario non è più il comune di Bovalino, ma adesso è il comune capofila, il comune di Lovi. Sono state assegnate le risorse relativamente ai parchi, quindi sarà necessario prevedere in bilancio queste somme in entrate che arriveranno dal Ministero e che saranno necessarie poi per i progetti che andranno avanti in area del distretto, quindi è un adempimento formale obbligatorio per poter poi dare seguito appunto alle attività del distretto sociosanitario. Grazie signor Sindaco, sul punto nessun intervento, votiamo per la ratifica, per alzata di mano chi è favorevole? Il Consiglio approva l'unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo al secondo punto, una comunicazione relativa al prelievo fondo di riserva. Sempre il signor Sindaco è pregato di illustrare il punto. Allora, si è reso necessario fare un prelievo del fondo di riserva relativamente al un contributo che daremo alla sovrintendenza per la manifestazione che c'è stata la scorsa estate relativamente all'ospitalità del Cavaliere di Malafiuti. Contributo che si è reso necessario per un paio di quote con il comune di Portigliola per poter appunto dare la possibilità di avere questo importante reperto archeologico per 10 giorni a Lovi, manifestazione che poi è stata interessante e importante dal punto di vista culturale. In più c'è un contributo di 3.000 euro per manifestazione organizzata dal Comune, si riferisce all'evento che il Comune ha organizzato per i festeggiamenti della vittoria del campionato della Cilò. C'è stata una festa in piazza e è stato necessario un contributo di euro 3.000. Grazie signor Sindaco, sul punto. Presidente, solo due parole per segnalare quella che è l'incongruenza dal mio punto di vista della necessità di ricorrere a prelievi dal fondo di riserva nel mese di settembre. Normalmente si arriva ad effettuare queste operazioni a dicembre, quando i capitoli sono svuotati, ma in questo caso siamo molto in anticipo sul passato. Evidentemente non c'era stata un'adeguata programmazione degli interventi e quindi del rimpinguamento dei capitoli di bilancio, solo questo. Oltretutto sì. Su questo argomento credo che non si debba nemmeno votare, perché credo sia solo una comunicazione che viene fatta. Comunicazione. È stata fatta perché nessuno aveva previsto che il Lovi vincesse il campionato e soprattutto di dare seguito a dei festeggiamenti. Grazie signor Sindaco. Passiamo al punto numero 2, documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019. Prego signor Sindaco. Sì, anche qui brevemente discutevo prima con il capogruppo Antonio Cavo, è un documento blindato, è un propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Purtroppo siamo vincolati in quello che è il percorso del piano di riequilibrio, quindi di fatto cambia poco rispetto al documento di programmazione dello scorso anno e del documento che abbiamo redatto e abbiamo già approvato in giunta. E purtroppo il margine di manovra che abbiamo in questo ente è molto risicato e quindi di fatto non ci sono grosse differenze rispetto all'anno precedente.
Grazie signor Sindaco, a questo punto se qualcuno vuole intervenire. Sì, prego, prego. Sì, Presidente. Anche in questo caso io intervengo perché vorrei capire, anche se la risposta la conosco, vorrei capire se ci dobbiamo sentire noi consiglieri, e non parlo solo dei consiglieri di minoranza, ma di tutti i consiglieri, se ci dobbiamo sentire presi in giro, oppure se il sindaco purtroppo non riesce a attorniarsi di persone che leggono le carte. Perché questo documento unico di programmazione, che è praticamente identico rispetto a quello che abbiamo approvato l'ultima volta, mi pare a gennaio, contiene le stesse imprecisioni, gli stessi errori che avevamo segnalato in sede di discussione del precedente documento. Per esempio, si dà per scontato, si dà per approvato il piano strutturale comunale e si dà per approvato, me devo leggere, se vuole, sì, ci si può dire la pagina, sì, pagina 26. Pagina 26, siamo già punto 4.1.1, piano strutturale comunale, delibera di approvazione numero 15, data di approvazione 23.6.2014. E anche in altre parti del documento viene indicato, viene dato per approvato il piano strutturale comunale, grazie alla sua approvazione si parla delle successive, dei successivi adempimenti. Si parla poi del, e quindi il riferimento è identico a quello contenuto alla pagina 6 del vecchio DUP, quello del, approvato con la delibera 1/2016, mentre poi a pagina 27 si dice che il piano strutturale che si è in regime di proroga del vecchio piano regolatore generale. Ecco, quindi c'è una contraddizione, segno, la verità la conosciamo tutti, che probabilmente c'è stata una scarsa attenzione nel momento in cui è stato predisposto questo importante documento. Si parla al punto 15, a pagina 15 della lotta all'evasione fiscale, e io aspetto di sapere quali sono le azioni che sono state poste in essere all'amministrazione per la lotta all'evasione fiscale. A pagina 18 si parla dell'esistenza oggi al comune di 107 dipendenti e mi pare che questo dato sia da aggiornare. Pagina? 18. A pagina 80 si parla di data di inizio di lavori del centro per la raccolta differenziata a gennaio 2017 e non mi pare che questi lavori siano mai iniziati. A pagina 83 poi si parla della estensione oraria di 9 lavoratori di categoria B1, dell'estensione dell'orario di lavoro per 9 lavoratori di categoria B1, mentre mi pare che con la delibera di giunta che è stata approvata, poi possiamo aprire una parentesi sull'argomento, con la delibera di giunta la 86 del 13 settembre 2016 si parla di lavoratori di categoria A e non B. Ecco, quindi a prescindere da quella che è la situazione effettiva, io chiederei una maggiore attenzione nella predisposizione di questi documenti. Grazie al capogruppo. Evidentemente c'è un refuso su alcune cose, ci sono alcuni errori materiali e sicuramente quello sul personale, perché non sono 107. Sul piano strutturale si dà per riguarda l'adozione del piano e non l'approvazione, si parla di delibera approvata, sono errori che in ogni caso ritengo debbano essere corretti in fase di pubblicazione della delibera. Sì, quello che io vorrei dire è che questi rilievi sono stati messi anche in occasione della prima delibera, gli stessi praticamente. Però dico, queste segnalazioni, non proprio gli stessi, ma dico questo del piano strutturale comunale, per esempio, lo ricordo perfettamente. Dico, non sono stati corretti allora e ho qualche dubbio che vengano corretti adesso. Io capisco che non è compito suo, sindaco, leggere tutte le delibere, stare attento a tutti gli atti, anche se la sua è certamente una responsabilità politica, no? Però dico, chiederei che l'amministrazione si rendesse un po' più diligente nella presentazione di questi documenti al Consiglio. Mi spiace per gli errori e vi chiedo scusa, però saranno sicuramente corretti in fase di pubblicazione. Per quanto riguarda l'evasione tributaria, avremo modo di rispondere in un prossimo consiglio anche alla presenza dell'assessore delegato, che è l'assessore di Senato, e in fase di, ho già chiesto al Presidente la convocazione di un consiglio per quanto riguarda la
revisione delle linee programmatiche di mandato, visto che siamo giunti oltre la metà di questo percorso politico-amministrativo. Grazie. Grazie signor Sindaco, se vuole intervenire sul punto il... No, signor Presidente, io vorrei chiedere solo che queste osservazioni sono già state messe. E se vuole intervenire il dottor Scuglia come responsabile dell'area economica finanziaria dell'ente. Sì, allora il DUP non è uguale a quello dell'altra volta, certo. I dati relativi al comune di Locri per quanto riguarda chilometri di rete stradale, lunghezza, servizio idrico e drenaggio, quelli non possono cambiare, no? È ovvio che devono essere riportati. Abbiamo anche cambiato le informazioni per quanto riguarda l'andamento della politica economica nazionale, abbiamo ricepito quelle che sono le indicazioni della Banca d'Italia. Vorrei solo ricordare che questo è un adempimento nuovo, che prima non c'era, che anche noi incontriamo della difficoltà. Poi c'è un errore materiale per quanto riguarda, ho visto, categoria A1, B1, c'è stato un errore di battitura, assolutamente sì, ed è evidente come anche il numero dei dipendenti, 107, esattamente, perché molte volte quando noi facciamo le cose, gli uffici che mi quadrano fanno copia e incolla e non ce ne sono. Però voglio dire, consigliere Cavo, su un documento di 33 pagine che contiene tre errori, perché quello del piano strutturale comunale non è un errore, perché questo è un documento di programmazione. Noi dobbiamo racchiudere qui quelli che sono le politiche di sviluppo dell'ente. Al momento cosa abbiamo pensato noi? Di riportare i dati inseriti nel piano strutturale comunale, il cui iter amministrativo è in corso, è stato già adottato il documento preliminare, perché riportare i dati contenuti nel vecchio PDG, che ormai è superato, non avrebbe alcun senso. Per cui noi abbiamo riportato la delibera di adozione del piano strutturale comunale, perché è più aggiornata rispetto ad un piano regolatore generale che di oltre 20 anni fa, ma non mi ricordo a quanto risale. Solo questo. Ritengo che questo non sia un errore, anzi ci consente di portare un documento più aggiornato al dato reale. Se poi questo è un limite, ognuno fa le valutazioni che ritiene più opportune. Grazie segretario, possiamo procedere all'operazione di voto? Sì, posso dire solo due parole? Cioè che si dica che si tratta di errori materiali, io lo posso capire, lo posso accettare, ma non posso accettare che vengano giustificati, perché comunque noi andiamo a votare un documento, ci esprimiamo su qualcosa che è sbagliato. Sì, li correggiamo, ma siccome queste situazioni che abbiamo segnalate già l'anno scorso e non sono state corrette, non potete non accettare questo tipo di critica. No, la critica me l'accetta, avvocato. E poi quando si dice che il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo piano, che il nuovo piano sta portando, eccetera. Sì, va bene, l'ho detto, l'approvazione le ho dato un riferimento, no? Insomma, quindi andare a giustificare l'ingiustificabile non mi pare sia il caso. Prendiamo atto del fatto che ci siano degli errori e cercheremo di correggerli, no? Critica accettata, pertanto. E possiamo procedere con l'operazione di voto per l'alzata di mano. Favorevoli, contrari 3, il consiglio approva per l'esecutività. Non è necessario. Ok, ultimo punto dell'ordine del giorno. Sì, abbiamo già adottato in giunta l'adesione. Chiedo scusa, signor Presidente. Approvazione atto di adesione al comitato promotore del CAL della Locride. Prego, sì, abbiamo già adottato questa delibera come giunta municipale, la portiamo per ratifica, di fatto prendiamo anche in atto in consiglio che l'amministrazione ha deciso di aderire al costituendo CAL della Locride. Si tratta di un importante strumento per lo sviluppo locale, in modo particolare il settore dell'agricoltura, che abbiamo condiviso con gli altri comuni del territorio, e c'è quasi la certezza che questo grado venga finanziato, quindi potrebbero esserci dei benefici dell'utilizzo di importanti risorse finanziarie e comunitarie in questo settore, e quindi Locri aderisce, ritiene dover aderire insieme agli altri comuni, appunto, al costituendo grado terra della Locri. Grazie Sindaco, sul punto ci sono interventi. Solo uno di carattere procedurale, volevo chiedere per quale motivo viene approvato
viene richiesta l'approvazione in consiglio, visto che si tratta della identica delibera già approvata dalla Giunta. Signore, perché di competenza del consiglio secondo me? E allora perché viene approvata? L'abbiamo approvata prima in giunta, ti spiego perché, l'abbiamo approvata prima in giunta, perché c'è urgenza di comunicare al gruppo promotore l'adesione del comune di Locri. Quindi di fatto, visto che la giunta si convoca in qualsiasi momento, le difficoltà per convocare il consiglio ci sono dei tempi tecnici diversi, abbiamo manifestato in giunta la volontà, decidendo anche in giunta di portarla poi alla ratifica in consiglio comunale, solamente per non solo per questo, visto che non viene posto come ratifica, ma abbiamo due deliberati. L'ho notato anch'io, sì, è lo stesso deliberato che viene un deliberato clone. Sembra proprio un doppione. Era solamente una manifestazione di interesse, diciamo, quella della giunta, che poi è lo stesso atto che viene votato in consiglio. Solamente posso chiedere, sindaco, se ci sono costi a carico dell'ente? Assolutamente no. Grazie, possiamo procedere all'operazione di voto. È quello che risulta, Presidente Capo, è quello che risulta che oggi non si è parlato di nessun costo per il Comune, e ritengo che sia così. Non so se c'è ma non lo so, lo dico veramente se ci sia una quota di partecipazione simbolica, ma ritengo di no. A queste condizioni noi non abbiamo... Non c'è nessuna quota. Tra l'altro c'è la certezza per una serie di situazioni che sono recate, in questo GAL verrà quasi certamente una ottima possibilità di finanziamento da parte della Regione Calabria. Grazie. Procedo con l'operazione di voto per alzata di mano. Il Consiglio approva l'unanimità. Grazie a tutti, i lavori sono terminati. Io scusa, posso interrompere un attimo su due argomenti? Volevo segnalare solo due cose. Prego. Volevo... fuori, senza verbalizzare. No, fuori così. Non è così. Volevo chiedere al gruppo consigliere di maggioranza se ha fatto la sua valutazione sulla mozione che era stata presentata da noi circa il premio Civiltà e Lavoro per la città di Locri. Se ricordate... abbiamo sospeso le operazioni proprio perché doveva esserci una considerazione del gruppo, quindi se non è stata fatta io mi inviterei a farla in modo da portare alla prossima occasione comunque vada la nuova in discussione. E poi volevo segnalare, Presidente, che ancora non abbiamo avuto risposta a un'interrogazione del 30 giugno. 30 giugno? Sì, quella della biblioteca. È sfuggita, l'ho vista l'anno scorso, con l'assessore Sovia abbiamo già avuto la risposta. È protocollata e temo che domani sarà inviata, è stata fatta un paio di giorni fa. Purtroppo anche chiesto scusa formalmente nella risposta, c'era proprio sfuggita questa interrogazione. Relativamente, poi posso approfittare e anticipare già la risposta. No, la facciamo in consiglio, sindaco. Volevo dire all'avvocato capo che... Poi c'è l'altra mozione che è arrivata un paio di giorni fa sulla costituzione del Consiglio Comunale per Ragazzi, che abbiamo discusso nel prossimo consiglio. Ecco, questo volevo dire, verrà trattata nel prossimo consiglio, anche perché la collega Gozzi già da tempo mi aveva anticipato l'assenza dal consiglio per essere fuori sede per tutta la settimana. Sì. Pertanto al prossimo consiglio certamente porteremo le due mozioni, l'interrogazione preceduta ovviamente dalla conferenza di capigruppo, nell'ambito della quale proveremo a chiarirci un po' l'idea e ovviamente gli intendimenti dei due gruppi consigliari. C'è altro? No. Avevo una domanda. E poi c'è la mozione sulla istituzione della commissione per il consiglio. Allora, poi volevo chiedere al segretario, al sindaco, insomma, a chi ritiene, qualche indicazione nei limiti possibile relativamente alla delibera sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale. La domanda che io volevo porre è molto semplice: immagino che questa delibera venga sottoposta all'approvazione del Ministero. Già dico sì. E poi volevo chiedere come si intende procedere alla assunzione di fatto dell'istruttore direttivo di categoria D1, cioè all'assunzione, credo che si tratti poi di assunzione, no? Dell'istruttore direttivo di categoria D1, che immagino debba riguardare l'ufficio tecnico. Sì, perché il Giovanni Monteleone andrà in pensione dal 31 dicembre, l'ultimo giorno 31 dicembre 2016, approfitto per invitare tutti alla festa del Fabio Monteleone,
Comunque, battute a parte, abbiamo fatto la richiesta al Ministero e abbiamo fatto un concorso pubblico, insomma, tutte le procedure di legge per l'assunzione. Ecco, io sindaco, probabilmente non c'è bisogno di dirlo, ma forse dirlo non basta. Io spero che questa volta questa amministrazione si voglia caratterizzare, nel caso in cui venga autorizzata l'effettuazione di questo concorso pubblico, si voglia caratterizzare per la scelta di modalità che possano garantire la città. In che senso, procuratore? Chiedo scusa. Scelta di procedure, di commissione giudicante, di tutto ciò che riguarda la scelta e l'individuazione di questa persona, di questo dipendente, spero che ci si voglia caratterizzare per imparzialità, per serietà, per buon andamento dell'amministrazione. Ma questa credo sia... No, ma questa non è un appunto, io lo dico per carità. Spero che si voglia cogliere l'occasione per cercare di dotare questo ente di una figura altamente qualificata, altamente professionale, perché insomma poi come sappiamo noi ce ne andiamo, ma i dipendenti sono quelli che fanno la storia dell'amministrazione. Sì, giusto, condivido le considerazioni fatte. In questo ente di concorsi ce ne sono stati pochi, perché la maggior parte del personale è stato assunto per stabilizzazione, in quanto ha fatto ingresso nella pubblica amministrazione grazie a leggi speciali, vedi l'ex 285, vedi la stabilizzazione degli LSU, c'è stato un concorso sulla Polizia Municipale nel 2003-2004, ma sono veramente pochi i concorsi fatti. Non dico ne paghiamo le conseguenze oggi, ma in un certo senso è anche così. E sicuramente il concorso deve essere un concorso nel rispetto della normativa vigente, ma bisognerà fare il possibile affinché al vertice dell'ufficio tecnico e area urbanistica arrivi una figura qualificata, capace e competente che possa dare un grosso e fondamentale contributo allo sviluppo della città, perché è un'area nevralgica importante dove passano gran parte delle esigenze di sviluppo di questa città. Oggi siamo in sofferenza. Abbiamo una convenzione con il comune di Civitella e sta venendo fuori di lavoro l'architetto Tallarina, che ringrazio, che sta dando una grossa mano, di supporto anche all'assessore Cappuccio, e sono in via di definizione gli strumenti urbanistici, piano strutturale e piano comunale, che potranno essere piano spiaggia e piano strutturale comunale, che potranno essere attuati, e quindi la figura al vertice del settore di un professionista capace, competente, possibilmente anche giovane, io quindi in grado di portare quel valore aggiunto che hanno oggi i giovani rispetto anche agli anziani. Sicuramente poi possiamo anche condividere tra maggioranza e opposizione le modalità per arrivare al concorso, per cercare di fare il massimo per creare le condizioni perché si possa verificare il desiderio di ognuno di noi, che è proprio questo, ritengo. Tutti coloro che possono mettano da parte le proprie considerazioni e tendano esclusivamente al raggiungimento dello scopo di dare mente di una figura importante che sia lontana da ogni. Assolutissimamente, non è fondamentale, ma ritengo che non che sia l'obiettivo di tutti, ritengo, insomma, anche perché siamo davanti a un passaggio fondamentale che è il futuro dell'ente. Perché poi sarà necessario anche individuare, speriamo, e anche altre figure fondamentali, importanti purtroppo, e questa è stata anche una... Vabbè, non voglio ritornare sugli LSU e le più, che poi si possono sapere altri discorsi, altre vite, potrei essere frainteso. E quindi raccogliamo, facciamo nostro anche di guido il capogruppo Cavo, e sicuramente il dottore Scuglia, che è il massimo rappresentante della Prato Burocratico, che ha le giuste condizioni perché ciò si possa verificare. Grazie. Grazie a tutti i presenti. Con la prosecuzione di giornate i lavori consigliari sono terminati.